Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questo numero apriamo con eh, l'inaugurazione del nuovo Media Center a disposizione di giornalisti e di gruppi consigliari a Palazzo del Pegaso, intitolato al compianto fiorentino e uomo delle istituzioni europee David Sassoli. All'indomani della morte di David Sassoli subito si pensò a come ricordare la figura del fiorentino europeista. A pochi mesi da quella prematura scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, il Consiglio regionale della Toscana apre adesso il nuovo Media Center e lo dedica proprio al politico giornalista, uomo delle istituzioni, da sempre vicino alle iniziative della Toscana. Eh, dedicare questo spazio a David Sassoli vuol dire dedicare uno spazio ad un grande giornalista, ad un grande uomo delle istituzioni, ad un grande politico eh, e dedicare il nuovo media center, il luogo in cui noi vogliamo avvicinarci attraverso la comunicazione ai cittadini e ai cittadine della Toscana è secondo me un modo bello e importante per sottolineare anche i valori dell'Europa, la necessità di essere vicino sempre alle persone eh, più in difficoltà. Eh, di dare un sostegno anche ai ragazzi più giovani. Sassoli guardava sempre con speranza e ottimismo e diceva che l'Europa doveva essere sempre più casa loro. E allora insieme alla Commissione Europa, insieme al lavoro del Presidente Gazzetti abbiamo messo a disposizione tre borse di studio per premiare le migliori, i migliori progetti che riguardano proprio il ruolo che può avere anche la Toscana in Europa. Una giornata bella, una giornata emozionante, una giornata che segnerà un pezzo di storia alla nostra Regione. Il centro, posto al primo piano di Palazzo del Pegaso, è destinato alla stampa e a tutti i gruppi consigliari. Nel corso della cerimonia annunciate anche nuove iniziative dedicate ai giovani e promosse all'interno della giornata dell'Europa. È una giornata dove si contrastano diversi anche sentimenti, perché eh, chi ha visto anche il video introduttivo... Eh, si è emozionato, io mi sono emozionato, non mi vergogno a dirlo e soprattutto a evidenziare il legame forte che c'era eh, con David, ma non soltanto come uomo politico, eh, io come voi sono un giornalista e quindi David ha rappresentato eh, una personalità che ha saputo entrare nelle case degli italiani, come si suol dire, per portare elementi di conoscenza e di valutazione sui grandi fattori. Che accadevano nelle nostre comunità. Poi eh, ha scelto la strada di mettersi al servizio delle istituzioni, è arrivato eh, al vertice delle istituzioni europee facendo il presidente del Parlamento ed è un uomo che è sempre stato un uomo del dialogo senza fare mai sconti rispetto alle proprie idee, quindi una persona che francamente eh, ha fatto molto molto bene eh, in tanti passaggi. La sua battaglia contro il cancro lo ha rafforzata e le ha dato la possibilità di scoprire che c'è la felicità nelle piccole cose. È la battaglia di Carolina Marconi, celebre attrice e showgirl che ha presentato il suo libro proprio in Consiglio Regionale. Un viaggio doloroso e lungo, ma sempre e comunque caratterizzato dalla speranza e dall'amore per la vita. Questa è la lezione che Carolina Marconi, attrice e showgirl, consegna ai lettori grazie al suo libro, Sempre con il sorriso, sottotitolo La storia della mia battaglia più difficile e la sfida più difficile è quella contro la sua malattia, il cancro, che la protagonista affronta passo dopo passo, accompagnata dal suo compagno e dalla sua famiglia. Innanzitutto per me è un onore essere qui e grazie per darmi sempre la possibilità di parlare della mia storia, della mia battaglia più difficile. E sempre col sorriso, è un inno alla vita, e parla di speranza e di come ho affrontato sempre col sorriso questa, questa situazione. Io non dico che sono malata, ma è una situazione da risolvere, perché già la parola ti, te la rende meno pesante. E è un libro che parla anche del tempo. Che uno pensa di essere eterno, ma non siamo eterni, perché se dovete fare qualcosa fatela subito. È quello che dice il libro. Quindi, non rimandate l'amore mai. Questo parla del libro, non solo di tumore. Presentato a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, l'appuntamento ha avuto due parole su tutte: grazie e coraggio, risuonate forti e chiare. In videocollegamento il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo non è voluto mancare all'appuntamento che è stato accompagnato in presenza nella sala Gonfalone dal vicepresidente dell'Aula Marco Casucci. Ancora una volta il palazzo del Consiglio regionale si apre al mondo esterno con i suoi problemi, le sue storie, le sue vittorie, come quella di Carolina Marconi, sempre con il sorriso, una battaglia vittoriosa contro una delle malattie che purtroppo colpiscono troppe donne. E noi siamo qui anche per sensibilizzare su questa battaglia, proprio perché ci deve essere l'adeguata conoscenza e l'impegno istituzionale per cercare veramente di fare di tutto per sconfiggere il male, anche questo male. È una bellissima storia che noi abbiamo già presentata ad Arezzo e voglio ringraziare il presidente Antonio Mazzeo per questa grande opportunità e il vicepresidente Casucci che hanno dato il patrocinio a questa iniziativa. Stamani presentiamo questo bel libro di Carolina che è un libro di grande speranza, di grande forza, di una tragedia purtroppo che colpisce tantissime donne nel nostro Paese e non solo, però c'è stata la forza di reagire, la forza di andare avanti, la forza di sperare in qualcosa di meglio e oggi Carolina è con noi a raccontare questa sua esperienza, che è un'esperienza che tocca tantissime donne purtroppo, ma che è un'esperienza di grande forza, di grande volontà, di grande speranza, di grande fede, di grandi valori e oggi viene a presentarle nella massima assise istituzionale regionale proprio per lanciare un messaggio che è questo messaggio importante che vogliamo trasmettere a tutte le donne. In fondo la cultura è proprio questo diffondere dei messaggi positivi, dei messaggi di forza e noi oggi molto modestamente cerchiamo di farlo in questa bellissima sala. È una toccante testimonianza di profondità umana, di impegno nel fronteggiare la malattia, l'interminabile operazione e i trattamenti che la terapia le ha imposto. Carolina ha trovato la forza e il coraggio per reagire con determinazione ed affrontare tutte le cure necessarie per tornare ad una nuova vita, diventando anche paladina della battaglia dei pazienti post-oncologici. Una battaglia che le consente di rispondere molto semplicemente alla domanda che cos'è la felicità. La felicità per me è, in questo momento è essere sopravvissuta al tumore. Per me la felicità è apprezzare tutto in questo momento e non perdere tempo. Per me la felicità sono i, i, i piccoli attimi che sto um, a, eh, trascorrendo con la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene. E sono le grandi risate che faccio con i miei nipotini. Quel, per me, o magari quando cucino qualcosa di buono per la mia famiglia, la felicità è quando mi commuovo e adesso mi ha fatto questa domanda, a me mi è commosso. Ha ricevuto un riconoscimento dal Consiglio d'Europa e per questo è stata celebrata all'interno dell'organo legislativo regionale la via della fiaba, via europea della fiaba, che ha come punto d'arrivo di partenza, e non poteva forse essere diversamente, collodi. Fiabe, miti, folklore e narrazioni orali di tutta Europa sono unite adesso da una via ideale, e che è la via europea della fiaba. Parte e arriva in Toscana, a Collodi per la precisione, patria della fiaba forse più famosa al mondo, quella di Pinocchio. Il percorso è stato riconosciuto itinerario culturale dal Consiglio d'Europa, un traguardo importante per tutta la Toscana celebrato in Consiglio regionale. Inizia da, da un progetto che presentammo a Bruxelles una trentina di anni fa che era il parco policentrico Collodi Pinocchio. Si trattava di partire dal parco di Pinocchio attuale, a un progetto molto più grande di tanti ettari che nel frattempo si è realizzato. All'interno c'era il paese degli amici di Pinocchio che erano alcune favole eccetera. Andando avanti nel tempo, si è visto che nell'Europa, l'Europa geografica, quella che è riunita sotto il Consiglio d'Europa, ogni paese aveva una grande favola. Allora è stata l'idea di dire ampliamo quel progetto di prima e portiamo oggi un nuovo progetto che coinvolge tutti i 48 paesi del Consiglio d'Europa. E abbiamo scelto per ogni paese del Consiglio la favola più rappresentativa. La via è rivolta principalmente ai bambini e alla loro educazione. Gestita dall'Associazione Via Europea della Fiaba, internazionale e no profit, con sede a Collodi, mette insieme una rete di enti culturali, fondazioni e centri di ricerca focalizzate sulle fiabe, i loro autori, i personaggi, che oggi fanno parte della letteratura e del patrimonio culturale e immateriale di tutti gli europei. L'idea è ambiziosa, grandiosa, perché... A fronte della globalizzazione del mondo fantastico dovuta ai media, da almeno tre generazioni, a partire dagli anni 70, tutti i bambini del mondo crescono con gli stessi miti, valori, modelli di comportamento rappresentati da eroi televisivi o cinematografici. Ma, ma noi riteniamo che nei 47 paesi dell'Unione Europea, purtroppo del Consiglio d'Europa, abbiamo detto 47 perché la Russia da qualche settimana ha deciso di non farne parte, esistano ed è la ricerca che ho fatto l'anno scorso, ovunque, dal Portogallo all'Islanda, da Creta alla Scozia, alla Norvegia, le fiabe originali che sono state prima leggende, prima racconti orali e prima ancora miti, sono, con, di, affermano, costituiscono il vero nesso connettivo dell'Europa il bene e il male, il giusto e lo sbagliato il buono e il cattivo, il bello e il brutto sono identici e a partire da questa identità di base che noi anche antropologi chiamiamo l'anima collettiva di un mondo noi vogliamo ripristinare attraverso le fiabe che sono l'ultimo anello della catena, le singole identità nazionali, la storia che c'è prima di noi e di fatto predisporre un tessuto comune, perché lo è, della cittadinanza europea. Potremmo dire rimaniamo in tema fiabesco o se preferite medieval fantasy, lo facciamo andando a Vinci dove torna, dopo lo stop della pandemia, la festa dell'unicorno. Il mondo degli appassionati del media fantasy e della cultura pop dei piccoli di oggi e di ieri è pronto a darsi nuovamente appuntamento a Vinci, dove dal 29 al 31 luglio torna la festa dell'unicorno, giunta alla sedicesima edizione. Ogni giorno ci saranno 100 eventi in programma, dislocati nelle aree tematiche divise nel centro storico, dedicate a fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini. Vinci sarà al centro delle attività culturali della nostra città regione e finalmente si riparte dopo due anni di, di stop saranno giornate intense giornate belle in cui i cittadini non soltanto di Vinci potranno davvero entrare in questo mondo virtuale nuovo fatto di cosplay fatto di tante iniziative che coinvolgono soprattutto le ragazze e i ragazzi più giovani è una ripartenza una ripartenza importante una festa che è arrivata alla sedicesima edizione che è... È nata per gioco ed è diventata una cosa importante che ha ricaduto importanti sul sistema economico e commerciale della nostra città. La festa ritorna con dei numeri importanti. Se noi andiamo a vedere il numero degli spettacoli vediamo che ci sono oltre 300 attrazioni nei tre giorni dell'evento. Ci sono oltre 400 espositori e soprattutto il centro storico di Vinci viene suddiviso in nove aree tematiche. Proprio perché questo è il festival della fantasia, del mondo fantastico e quindi è giusto che ogni area rappresenti un sottogenere della letteratura. Eh, fantastica. La manifestazione, venerdì 29 luglio, sarà aperta con l'Armata dell'Unicorno, una parata con oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. Il ricco cartellone, tra spettacoli, arte di strada, animazione, laboratori e concerti, offrirà persino uno show realizzato con numerosi droni per illuminare le notti vinciane e dare vita a storie immaginarie. La festa dell'unicorno ormai è una festa a carattere nazionale o anche oltre richiama migliaia di persone a Vinci, richiede un'organizzazione straordinaria della quale eh, ringraziamo il Comune e tutti gli organizzatori ed è un evento davvero straordinario. Il Borgo di Vinci, già di per sé bellissimo, che rappresenta tutta eh, l'immagine della Toscana, si trasforma completamente, diventa un luogo magico, di fantasia, eh, dove è assolutamente importante, bellissimo per tanti andare a a visitare questo spettacolo e tutti gli anni si rinnova, dopo due anni insomma, di, di pausa per Covid sostanzialmente, quest'anno ritorna l'edizione a pieno regime e quindi sarà una grande occasione per tutti i toscani, ma non solo, di andare a Vinci il 29, 30 e 31 luglio. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio Regionale della Toscana torna la prossima settimana.